Rieccoci al secondo incontro elettorale in vista delle prossime consultazioni del 12 giugno. 18 sono i comuni della provincia di Caserta chiamati al voto, 8 sono dell'Alto Casertano. Con noi oggi il sindaco uscente di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi. Benvenuto, sindaco. Grazie a voi per avermi invitato. Sindaco, diciamo, sindaco per passione. Medico per professione, cioè Sì. come si fa a conciliare impegni così importanti? Questa è una bella domanda, infatti a volte me lo chiedo anch'io. Effettivamente sono due attività che impiegano moltissimo del mio tempo e diciamo che proprio in vista di questa nuova tornata elettorale. Proprio per il tempo necessario che mi occorre per condurre la campagna elettorale, sono attualmente in aspettativa all'ospedale fino alle elezioni, da un mese a questa parte. Perché ha deciso di candidarsi, di ricandidarsi? Anche questa è una bella domanda. Allora, la motivazione vera è una, sostanzialmente per proseguire l'opera di rigenerazione del nostro ente che abbiamo iniziato insieme con la mia squadra 5 anni fa. Durante la consigliatura ha mai pensato, dice, ma chi me l'ha fatto fare? Soprattutto con la pandemia, con tutte le Sì, diciamo problematiche, insomma. che forse posso stupire dicendo che la pandemia non è stata la sciagura più grande che mi è capitata in questi 5 anni. Scherzi a parte, diciamo che è stato complicato la prima parte, soprattutto il primo anno e mezzo, i primi 2 anni, perché abbiamo ereditato il comune in una situazione, in una condizione di dissesto finanziario ed amministrativo dalla quale non è stato affatto facile venire fuori. Quindi magari qualche volta insieme col mio gruppo, i primi tempi, quando ci rendevamo conto che ogni via di fuga di fatto fosse bloccata da qualche ostacolo, veniva da dire chi ce l'ha fatto fare, però poi ha prevalso sempre di più la voglia di aggiustare un po' tutto, di riordinare questo puzzle che era completamente confuso A proposito di pandemia, Sì. io se non ricordo male, lei è stato uno, forse l'unico sindaco che ha fatto una squadra per dare una mano alle persone che poi erano positive al Covid. Sì, diciamo che questo è nato nel momento in cui la pandemia ci è piovuta addosso tra capo e collo e quando praticamente il sistema sanitario era totalmente al collasso. Mi riferisco al periodo in cui gli ospedali erano presi d'assalto, il 118 non veniva a visitare i pazienti, le ASL erano completamente al collasso ed in quel periodo abbiamo messo su una squadra di medici, chiaramente capeggiata da me, di infermieri e di volontari e abbiamo prestato assistenza sanitaria al territorio Caleno, ma non solo al territorio Caleno. A un certo punto la notizia di questo gruppo di volontari si è sparsa anche nei territori limitrofi e abbiamo cercato di dare una mano a tutti. Ma io dico sempre che per la realizzazione di questo grandissimo, come dire, lavoro è stata necessaria la collaborazione di tantissime persone e di tantissime strutture. Lei è figlio d'arte, tutti Sì. ricordiamo l'onorevole Lombardi, consigliere regionale. C'è un consiglio che lei ha dato, che lei ne ha fatto particolarmente tesoro? Sì, lui mi rimprovera spesso il fatto che lo ascolto poco, che non, sono sempre molto autonomo nelle scelte, però sì, mi confronto spesso con lui, soprattutto quando si tratta di grandi temi. C'è un obiettivo più degli altri che voleva realizzare che poi alla fine ci è riuscito? Che alla fine poi ho realizzato. Allora sì, Accentrato. sicuramente sì. Mi riferisco principalmente al recupero del dissesto finanziario che abbiamo ereditato. Quella è stata la più grande soddisfazione ed è stato quello che ci ha permesso il primum movens per la nuova parte che poi abbiamo avuto il piacere di vivere, cioè quella in cui il comune ha vissuto una situazione di stabilità finanziaria, in cui abbiamo potuto in qualche modo assumere anche personale, quindi per me quello è stato il principale Poi avete avuto obiettivo. anche un consulente, diciamo, importante per quanto riguarda poi la sistemazione del bilancio, no? Avete...
più di uno, abbiamo avuto più di un consulente importante, abbiamo avuto vari responsabili finanziari e vari supporti che hanno lavorato a questa situazione, anche perché oltre a questo dissesto finanziario di cui le parlavo, in realtà poi si è aggiunto un disordine amministrativo ereditato negli anni precedenti e mancanza totale di documenti che non abbiamo neanche potuto fornire alle autorità competenti che hanno cercato di far luce sul dissesto, proprio perché non c'era materiale in comune, nessuno è stato capace di tirar fuori nulla, e quindi le posso garantire che è stato un lavoro infernale, non solo perché era difficile poter ingaggiare figure tecniche che potessero in qualche modo gestire il dissesto, ma anche e soprattutto per la mancanza della documentazione necessaria per far fronte appunto al dissesto. Qual invece è stato l'obiettivo che si era prefisso che non è riuscito a realizzare? Allora, questa è una domanda che ultimamente mi è stata posta spesso e devo dire che ce l'ho, ma fortunatamente è un po' più che una promessa, e mi spiego meglio. L'area archeologica Calvi Risorta è dotata di un castello aragonese e di una fiorente parte archeologica che in parte di proprietà del comune, in parte sotto la gestione della sovrintendenza. Purtroppo è noto che per la manutenzione e per la gestione di questi beni sono necessari fondi molto ingenti, non alla portata dei comuni, quindi il mio rammarico più grande, almeno in questi 5 anni, è stato quello di non poter recuperare un precedente finanziamento che era già partito, insomma, ma purtroppo bloccato da vicissitudini legislative, legali, insomma, non ci sono stati dei problemi, per i quali questo finanziamento all'epoca fu ritirato, quindi non abbiamo potuto portare avanti questo progetto, ma adesso però chiudo questo quinquennio con qualcosa che è più di una promessa, cioè il fatto che la nostra amministrazione, in particolar modo abbiamo già fatto una giunta comunale, un consiglio comunale, nel quale abbiamo deliberato che alcuni fondi del PNRR, per la precisione circa 2 milioni di euro, saranno destinati al castello, quindi a fare in modo che diventi fruibile e che diventi chiaramente agibile. Quindi c'è questo progetto che al momento non è ancora partito, ma abbiamo tutte le possibilità di ottenere questo finanziamento e di rendere la parte archeologica una parte vivibile. Se dovesse essere eletto, qual è un progetto in particolare che il giorno dopo si metterà al lavoro per portarlo a termine? Ma uno in particolare non ce l'ho, faccio forse un ragionamento un po' più ampio, dico che se dovessi essere rieletto dal secondo giorno continuerò l'opera di rigenerazione urbana che abbiamo fatto. Mi riferisco principalmente al trasformare il paese in cui vivo in un posto, in una cittadina middle europea, insomma, questo è stato sempre il mio paragone, il mio obiettivo, il mio, diciamo, ambitissimo sogno, e quindi di rendere servizi alla popolazione adeguati e di, soprattutto, questo lo devo dire perché ci credo tantissimo, continuare l'opera di sensibilizzazione affinché i cittadini possano in qualche modo modificare il proprio modo di vedere le cose, quindi trasformare il posto in cui vivo in un posto più vivibile, dove i bambini non gettano la carta a terra, dove ci sia un'attenzione, un senso civico, un'attenzione per l'ambiente, per la viabilità, per tutto ciò che la nostra educazione civica ci insegna. Questo è sicuramente il mio obiettivo. Al momento, almeno per noi, a noi non ci risultano altre liste, quindi potrebbe giocare anche senza avversario, no? E beh, questo non glielo so dire con precisione, perché ufficialmente non sappiamo nulla, cioè non c'è nessun nome che in questo momento, nessun candidato che dall'altra parte si stia chiedendo voti, questo non ci risulta. Sappiamo di un gruppo di giovani, si dichiarano giovani, che cercano di fare, stanno cercando di fare una lista, ma non sappiamo a che punto siano, perché al momento non si conosce neanche, almeno io personalmente non conosco nessun nome, quindi non so se ci sia. Mi auguro che ci sia per un discorso di democrazia e quindi mi auguro che loro in questi giorni possano completare la lista affinché possano presentarla. Piano di rilancio PNRR, come dicono quelli che parlano, sì, bene, insomma. È una grande occasione questa.
È una grandissima occasione per tutti gli enti, che bisogna saper cogliere, perché purtroppo, per come è stato strutturato, non è semplicissimo. I comuni devono stare molto attenti, le scadenze dei progetti sono molto serrate, e i comuni, soprattutto gli uffici tecnici, devono lavorare molto duramente per poter aderire a tutti i progetti. Noi lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di essere ammessi a tutti i finanziamenti per i quali ci siamo candidati. Ce ne dica almeno due che prendono spunto appunto dal piano di Uno è rilancio. sicuramente il castello, è quello al quale sto puntando più di tutti. E poi abbiamo anche aderito a progetti per il rifacimento di asili, nido, mense scolastiche, palestre, quindi di opere pubbliche, intese proprio come realizzazione di opere pubbliche e quindi continuazione dell'opera di ammodernamento del paese. 2 secondi per lanciare un appello agli elettori, che cosa vorrebbe dirgli? Quello che voglio dire è che se i cittadini ci daranno fiducia, noi continueremo nel percorso che abbiamo cominciato 5 anni fa, con una differenza sostanziale, che le condizioni di partenza di questo eventuale secondo quinquennio sarebbero sicuramente molto, molto diverse da quelle che abbiamo trovato noi 5 anni fa. Quindi chiedo di dare fiducia a me in particolar modo, ma anche a tutta la parte del mio gruppo che si ripresenta, proprio perché se siamo riusciti a superare i primi 5 anni, nelle condizioni da cui siamo partiti, credo che sapremo fare anche meglio, in una condizione come questa. L'ultima domanda, la sua lista come sarà? Rinnovata in qualche modo o no? Allora, diciamo che per metà si ripresenta la vecchia squadra, per metà sarà, diciamo, nuova, quindi, Bene. ci saranno persone che vengono dalla vecchia amministrazione e ci saranno persone che invece prenderanno parte per la prima volta al nostro gruppo. Bene, il nostro incontro con il sindaco uscente del comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, finisce qui. Grazie a lei. A voi che ci Grazie avete a seguiti da voi. casa, alla regia. Alla prossima sigla.